Siamo in diretta alle Fonti TV e con voi per questa settimana monotematica dedicata al penale d'impresa. Settimane monotematiche per cercare di capire come affrontare la ripresa dopo l'emergenza del coronavirus, quindi dopo il lockdown che ha visto tutte le imprese chiudere a causa dell'emergenza sanitaria. Quale sarà quindi l'impatto delle nuove normative, se ci riferiamo alla settimana in corso, cioè quella legata al penale d'impresa, sulla vita dell'azienda e le responsabilità penali dell'imprenditore? In questa sessione cercheremo di capire, che poi è quella conclusiva che metterà un po' insieme tutte le varie riflessioni che abbiamo fatto anche nelle scorse ore, cosa ha significato per le multinazionali gestire proprio il coordinamento e il bilanciamento tra le diverse normative locali. Abbiamo evidenziato come tutto sia stato in divenire, oltre che bloccato, e di conseguenza anche le norme spesso hanno rallentato alcuni processi. Questo è quello che mi hanno detto un po' tutti i miei ospiti. Cercheremo di capire se anche coloro che interverranno in questa sessione sono d'accordo. Comunque, sotto altri aspetti, io saluto in collegamento Andrea Di Paolo, Head of Legal and Regulatory Affairs South Europe di British American Tobacco. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera. E buonasera Raffaele Ignazzi, Legal and Compliance Director Novomatic Italia. Buonasera e benvenuto anche a lei. Buonasera. Proprio perché siamo arrivati all'ultima sessione, abbiamo anche un video da proporre a tutti voi che ci state seguendo e anche ai miei ospiti. Magari poi servirà proprio da ulteriore spunto. Andiamo ad ascoltare cosa ci racconta Alessandro Nespoli, responsabile audit e compliance di Prysmian, multinazionale che dopo l'acquisizione nel 2018 dell'americana General Cable è presente in 50 paesi con 30.000 dipendenti. Quindi ovviamente una situazione generalizzata e ampia, no? Anche a seconda del paese di riferimento. Nel suo contributo, Nespoli ci parla proprio del ruolo che ha svolto l'Italia nell'impostazione e nell'armonizzazione delle linee guida di compliance, però a livello internazionale. Lo sentiamo e poi torniamo in studio. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Nespoli, responsabile Audit and Compliance del gruppo Prysmian, che è leader al mondo nel settore dei cavi per energia e le telecomunicazioni. Fatturiamo più di 11 miliardi, abbiamo quasi 30.000 dipendenti e più di 100 siti produttivi. Vi ho preparato un breve video contributo, che spero vi possa essere utile, col quale vorrei condividere con voi quella che è stata la nostra esperienza nella gestione dell'emergenza coronavirus. Partiamo da principio. Siamo stati impattati in Cina a partire da gennaio e febbraio, e anche grazie all'esperienza maturata in Cina siamo stati non solo reattivi ma proattivi. È stato costituito immediatamente un comitato di crisi composto dai primi riporti dell'amministratore delegato, con l'obiettivo specifico di definire un piano volto a tutelare, proteggere la salute e sicurezza di tutti noi dipendenti, garantire continuità a livello produttivo e poi proteggere la reattività e i flussi di cassa. Come funzione compliance siamo stati coinvolti principalmente nella review del protocollo salute e sicurezza, questo in linea con le numerose normative e protocolli emanati in materia, così come è stato fatto un assessment per garantire un rafforzamento dei flussi informativi, con particolare riferimento alle deroghe e alle procedure dovute alla situazione di emergenza che stavamo affrontando. Anche l'audit si è messa a disposizione dell'azienda in un ruolo consulenziale, a supporto delle funzioni corporate in particolare, nella gestione e nel monitoraggio dei rischi cambi, dei rischi metalli e del rischio ovviamente crediti. La funzione audit si è dedicata a fare un assessment anche di quelli che sono i principali presidi di controllo e l'eventuale impatto che l'emergenza Covid ha generato, e mi riferisco in questo caso al mondo della 262. Direi che la prontezza d'azione, di risposta e anche l'esperienza che abbiamo maturato in Cina ci ha consentito di poter implementare a livello di gruppo linee guida che ci hanno consentito di contenere significativamente la diffusione del virus. Questo è il primo elemento che volevo condividere con voi. Ultimo e non per ultimo, l'approccio conservativo che abbiamo avuto. Conservativo nel senso che abbiamo adottato misure molto più restrittive fin da principio rispetto anche a quelle che erano le linee guida o le prescrizioni imposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dai governi dei singoli paesi. Così che anche oggi,
Nel ritornare al lavoro, la nostra cosiddetta back together, back to work, ci siamo ispirati a quattro principi fondamentali. Il primo, garantire la riduzione della densità della popolazione. Il secondo, garantire la turnazione con remote working, un amplissimo uso del remote working anche grazie alla nostra piattaforma e infrastruttura IT. Il terzo, quello di garantire il distanziamento sociale. Quarto, ultimo non per ultimo, garantire la costante igienizzazione, sanitizzazione, protezione individuale e protocolli sanitari. Ecco, grazie dunque Alessandro Nespoli, la prontezza d'azione tra le tante cose che sono state rimarcate è sicuramente quella che ci può anche dar modo di aprire questa ultima sessione di lavori oggi pomeriggio. Allora, Andrea Di Paolo, parto da lei, perché far parte di un gruppo multinazionale significa tante cose, quindi vorrei sapere cosa ha comportato in termini di gestione del rischio quando si è compreso che insomma una, come dire, epidemia più localizzata era diventata in realtà una vera e propria pandemia. Sì, intanto la nostra azienda è presente in 180 paesi nel mondo, ha 55.000 dipendenti. Io sono responsabile legale, regolamentare e compliance del Sud Europa che ha sotto mia responsabilità 18 paesi. Quindi, come ha detto il collega in precedenza, è stato un lavoro sul attivare i business continuity plan e il crisis management plan e soprattutto andare a verificare la loro tenuta su una pandemia che era qualcosa che comunque non era assolutamente prevista da questi piani. Quindi è stato un lavoro soprattutto di reporting, allineamento, implementazione e di nuove policy di compliance, la modifica delle attuali, andare in deroga ad altre procedure aziendali. Poi io che mi trovo a coordinare 18 paesi, ma comunque che devo poi fare riferimento alla capogruppo di Londra, quindi si sono creati delle task force Covid per tenere costantemente aggiornate sia la capogruppo, ma anche l'area di cui faccio parte. E questo è stato il lavoro principale dell'ufficio legale, anche nel cercare di snellire i processi, la formalizzazione dei contratti, e cercare comunque di sburocratizzare un po' tutte quante le policy e le procedure per garantire l'operatività, nonostante appunto si fosse attuato il lavoro agile, quindi lo smart working all'inizio su base volontaria, per esempio in Italia, quando la situazione sembrava essere sotto controllo, poi man mano che l'epidemia, la pandemia andava avanti, stava obbligatorio e quindi da casa iniziare a gestire dei progetti che non erano pensabili gestire prima che arrivasse questa emergenza. Certo, assolutamente sì. Beh, insomma, tutto insomma, è arrivato improvvisamente, quindi chiaramente si è dovuto fare in brevissimo tempo quello che invece sarebbe potuto fare diversamente. Ignazi, stessa, insomma, la stessa riflessione vale per lei come premessa. Poi mi piacerebbe capire invece qual è stato il rapporto tra regole globali, libera iniziativa locale in termini sempre di compliance e gestione del rischio, come le due cose si sono potute combinare. Innanzitutto presento Novomatic, la quale parte, fa parte, Novomatic Italia fa parte del gruppo Novomatic AG con sede in 50 paesi nel mondo. In Italia conta circa 3.000 dipendenti e opera nel settore del gioco, inteso sia nella produzione di apparecchiature da gioco, sia quale concessionaria dell'Agenzia delle Dogane di Monopoli, sia quale esercente e gestore diretto di circa 250 sale. Possiamo ritenere che l'approccio all'emergenza sia stato, si possa dividere in due marce, in due fasi, perché l'Italia, dei paesi del gruppo, è stato il paese per primo colpito, e in particolare noi abbiamo una sede molto importante operativa nella provincia di Rimini, che è stato uno dei territori subito dopo Codogno in cui si sono registrati dei casi. Quindi il gruppo ha gestito in maniera locale, a livello locale, a livello nazionale, tramite il comitato di crisi e ha adottato le prime misure appunto in deroga alle ordinarie procedure compliance,
e è stata data una forte accelerata allo smart working, di cui già comunque beneficiavamo a livello aziendale, consentendo quindi a tutti coloro che potessero lavorare a distanza di non presentarsi in ufficio, e parallelamente abbiamo dovuto gestire invece l'attività retail. Attività retail che è stata gestita in momenti di crisi per circa una ventina di giorni, perché poi dall'8 marzo e ancora ad oggi l'attività di raccolta del gioco su tutto il territorio è stata sospesa. Dopo questa prima fase iniziale, quindi, in cui il comitato di crisi in maniera estesa ha lavorato approfonditamente e con grande sinergia, mettendo a disposizione e in condivisione le technicality di ciascun componente, adottando quindi tutte le misure necessarie a evitare il contagio e a evitare il coinvolgimento dell'azienda, limitando appunto quelli che potessero essere poi anche i danni di natura economica, perché prima dei vari DPCM, o meglio prima del DPCM dell'8 marzo, che ha disposto la chiusura in tutte le sale da gioco, si è assistito a un proliferare di normative regionali e comunali, dove sul territorio, sui singoli territori, ciascun ente locale ha avuto un approccio diverso. Passata questa prima fase, è stata poi la fase invece di assestamento, in cui naturalmente il lockdown ha seguito tantissimi altri paesi, e quindi c'è stato un coordinamento da parte della nostra capogruppo, soprattutto per mitigare i rischi di natura finanziaria, di natura economica, e per adottare tutti gli strumenti necessari ed opportuni che ci consentissero di rimanere chiusi come tuttora siamo. Certo, certo. Beh, poi lei ha detto bene, insomma, ci sono state anche delle decisioni prese differentemente, poi ovviamente decisioni che si sono riferite a dei settori, ad altri, magari altri settori sono stati lasciati un po' da parte. Sicuramente la confusione è stata caratterizzata anche da questo, ma ci torniamo tra poco. In realtà con Di Paolo il tema è più o meno questo, perché sappiamo bene che l'Italia ha fatto un po' da apripista, no? E siamo stati un po' da esempio anche rispetto a delle decisioni che abbiamo prese. Insomma, sarebbe bello dire che è una cosa positiva se la situazione poi non fosse così drammatica, però di fatto abbiamo dato un esempio ad altri paesi. Anche per voi è stato così? Cioè, l'avete recepito in questo modo l'approccio dell'Italia nei confronti del coronavirus, della pandemia del coronavirus? Beh, assolutamente sì, perché come ha detto, in Italia è stata, proprio il Giappone è stato il paese dove la pandemia si è sviluppata molto rapidamente, e quindi noi siamo stati tra i primi a iniziare a lavorare per appunto cercare di operare durante la fase dell'emergenza e al tempo stesso far lavorare in sicurezza tutti quanti i dipendenti. Quindi anche dalla capogruppo ci hanno visto un po' come modello, e tutto ciò che abbiamo fatto, dalle iniziative a tutela dei lavoratori a addirittura garantire l'operatività del business, perché non dimentichiamoci che l'Italia è stato uno dei paesi che comunque ha garantito l'apertura delle tabaccherie, quindi per vendere i nostri prodotti, è stata garantita la continuità della filiera, quindi la distribuzione e anche la produzione. Pertanto in molti altri paesi dove l'emergenza si è sviluppata successivamente ci hanno chiesto aiuto per avere delle basi giuridiche per convincere i governi quantomeno a tenere aperte il canale dei retails e anche la distribuzione e produzione. Quindi siamo stati visti sì come un paese che ha preso delle decisioni corrette, e per quanto riguarda il Bat Italia è una società del gruppo che ha fatto scelte responsabili, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei dipendenti, mettendo tutti quanti smart working obbligatorio, e dal 3 di giugno, nonostante si potesse tornare al lavoro, abbiamo continuato a rendere facoltativo lo smart working proprio per rendere agevole
sia la vita privata che quella lavorativa di quei dipendenti che comunque hanno figli, perché non dimentichiamoci che le scuole sono chiuse. Quindi noi vedremo la piena operatività dal 1° di settembre. Quindi questo approccio molto responsabile è stato poi replicato in tutti gli altri paesi del gruppo. Ecco, questo è una bella cosa, insomma, anche la ricezione che c'è stata di come ci siamo comportati noi, no? Ecco, Gnazzi, stessa cosa a lei. Ovviamente andiamo più nello specifico del settore che vi compete, cioè ci sono regole scritte in Italia che sono andate in aiuto ad altri uffici del gruppo, quindi regole proprio che però sono partite dal nostro paese. Ma regole scritte sicuramente no, forse best practice e limitatamente alla fase di chiusura. E, probabilmente, ecco, il nostro amministratore delegato è anche CFO di Novomatic Spain, quindi probabilmente molte decisioni che sono state assunte sui nostri tavoli qualche settimana prima saranno state riutilizzate dai colleghi della Spagna. Devo dire che tolta la fase iniziale di chiusura in cui noi appunto abbiamo lavorato con estrema priorità e diciamo di estremo anticipo rispetto ai nostri colleghi degli altri paesi, il rapporto è stato inverso per la fase di riapertura. Molti altri paesi hanno già riaperto le attività e quindi per quanto riguarda tutti quei protocolli sanitari, tutti gli interventi volti a sanificazione piuttosto che a garantire la riapertura delle attività in piena sicurezza, siamo noi Italia invece che stiamo mutuando dai nostri colleghi della Germania e dell'Austria. Ah, ottimo, va bene. Allora adesso con entrambi dobbiamo parlare di ripartenza. Intanto vi posso chiedere così a flash se siete confident in una ripartenza veloce o se secondo voi ci vorrà un po'. Poi vado con la domanda precisa, però giusto per rispondere a questo, di Paolo Ignazzi. Di Paolo. Allora, per quanto riguarda l'azienda, noi non ci siamo mai fermati, quindi sono confidente che la ripresa sarà molto rapida, giusto il tempo di tornare a lavorare tutti quanti insieme invece di vederci in videoconferenza. Per quanto riguarda il paese, penso che la ripartenza sia abbastanza lenta, purtroppo, questa è la mia idea. Gnazia è d'accordo anche lei con questo, suddividerebbe Sì. anche lei i due ambiti. Assolutamente sì, naturalmente noi ci siamo fermati, ma siamo molto agili e abituati a prendere decisioni velocemente, quindi ripartiremo altrettanto velocemente, non altrettanto siamo sicuri che sarà per il paese. Ecco, di Paolo, però ovviamente parlando ancora di voi e di quello che si può fare, cioè delle mosse, quali mosse avete già pensato, insomma, per cercare di tornare a un'attività, a un'operatività che sia a regime, insomma, che si torni come prima. Ma forse più che dimostre per tornare come prima è un po' all'inverso, cioè vedere cosa ha funzionato durante questo periodo di lockdown per replicarlo durante l'operatività normale. Quindi il lavoro agile ha funzionato molto bene, quindi a mio avviso noi già l'avevamo adottato prima con 2 giorni di smart working a settimana. Io penso che questo verrà comunque mantenuto se non allargato. E un'altra cosa che dobbiamo farne molto tesoro è la sburocratizzazione dei processi, la dematerializzazione dei documenti, l'implementare quello che abbiamo fatto in questo periodo di piattaforme elettroniche dove far girare i nostri contratti, le nostre policy, i nostri documenti interni. Secondo me questo è qualcosa che deve essere mantenuto e implementato sempre di più perché aiuta molto e accorcia i tempi per la realizzazione delle attività. Certo, ecco, invece Gnazzi, il settore dei giochi quali sfide deve affrontare? Immagino tantissime, ma se dovesse fare una classifica, cioè ai primi posti, che cosa ci metterebbe? Ma noi siamo un settore altamente regolamentato e sicuramente la sfida più grossa è quella di vincere il pregiudizio dell'attuale politica delle istituzioni. E vorrei ricordare a tutti che oltre ad essere stato il settore maggiormente penalizzato da una chiusura prolungata, nonostante non avessimo grosse differenze rispetto agli esercizi quali ristoranti, bar o addirittura parrucchieri, siamo l'unico settore che nel marasma di bonus e sgravi riconosciuti dal decreto rilancio hanno subito un'ulteriore tassazione. E noi naturalmente vendiamo il gioco lecito, il gioco legale, lo facciamo per conto dello Stato e
portiamo grossi introiti allo Stato e ci aspettiamo allo stesso modo che vengano messe da parte, soprattutto nell'ottica di un rilancio del Paese, i pregiudizi e vengono messe da parte atteggiamenti ostili per consentire al gioco legale di conquistare sempre più spazi ancora in mano al gioco illegale. Va bene. Allora, io direi che possiamo salutarci qui, a meno che non vogliate in 10 secondi fare l'ultima battuta, lascio a voi la decisione. No. Lascio al collega. No, vabbè, se avete detto tutto io, perché diciamo che avete il compito di chiudere con me questo spazio, e allora vi davo ancora 10 secondi. Se qualcuno di voi vuole anche magari aggiungere un aspetto, come dire, di ottimismo, visto che abbiamo chiuso col discorso della ripartenza nel dettaglio. Beh, auspichiamo che sia un momento di rivisitazione per l'intero Paese, che sia un momento giusto per rivedersi un po' come nel post bellico e ridisegnare un po' i percorsi che consentano all'Italia, dotata di grandi talenti e di grandi potenzialità, di allinearsi ai cugini europei e forse sorpassarli, essendo un Paese pieno di eccellenze. Naturalmente. Dobbiamo sperare in un grande lavoro della nostra attuale classe politica e in un grande coinvolgimento delle parti sociali. Guardi, avremo modo di parlare anche di questo. Oggi la sede era diversa e era bello, insomma, sentire le esperienze di ciascuno, no? A seconda di settori di riferimento differenti, chi più colpiti, chi meno, però insomma tutti con lo stesso obiettivo, quello di risollevarsi da questa grande emergenza che ci ha coinvolti tutti. Quindi io ringrazio. Sicuramente, base di quello che ha detto il collega, è vero, risollevarci e iniziare a lavorare tutti insieme, anche con, ribadisco, la classe politica, che deve anche un po' ascoltare l'industria privata e il privato, per non sparare nel mucchio quando si deve far cassa, ma iniziare a fare di ragionare. Sì, guardate, così possiamo concludere in questo modo. Fin dall'inizio di questa emergenza coronavirus tutti abbiamo sperato che si potesse creare una sinergia che ancora non si era vista. Inizialmente era una sinergia tra i singoli, cioè il fatto che ci fosse più vicinanza, seppur a distanza, cioè uno ossimoro, ma insomma questo è, e l'abbiamo detto tutti. Piano piano abbiamo sempre più sperato che la sinergia invece potesse diventare tra le varie parti che costituiscono poi il Paese, e in questo caso appunto anche tra privati, aziende, governo, ma che sia reale però, non solo apparente. Quindi direi che, vedete, siamo arrivati proprio al dunque per salutarci, quindi vi ringrazio. Andrea Di Paolo, Head of Legal and Regulatory Affairs South Europe di British American Tobacco, per essere stato con noi, e grazie anche a Raffaele Gnazzi, Legal and Compliance Director di Novomatic. Grazie di averci. Grazie a entrambi, e anche noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito in questo lungo pomeriggio dedicato al penale d'impresa, alle nuove responsabilità penali per l'impresa dopo il Covid-19, un focus che comunque rimarrà per tutta la settimana monotematica delle fonti TV. Ricordatevi, le fonti TV è vicina a voi per cercare di ripartire alla grande. Chiudiamo in questo modo. Rimanete con noi con la programmazione di Le Fonti, e domani mattina naturalmente ripartiamo con i mercati. Buona serata e grazie ancora.